Bene, abbiamo ripreso. Abbiamo ripreso la nostra lezione. Mi scuso per questo inconveniente tecnico. C'è stato un piccolo problema che è stato risolto. Perciò, possiamo riprendere la nostra lezione. Stavamo parlando dei pronomi diretti. Abbiamo visto quali sono le forme dei pronomi diretti. E adesso, invece, guardiamo la colonna dei pronomi indiretti, che rispondono alla domanda a chi oppure alla domanda a che cosa. Ci sono qui già le forme di prima persona singolare, di seconda persona singolare, mi e ti. Dobbiamo inserire la forma di terza persona singolare maschile, che è la forma gli. Poi per il femminile c'è la forma le con la L maiuscola è la forma di cortesia. A questo punto, per completare la tabella, dobbiamo inserire le forme di prima persona plurale, ci, e di seconda persona plurale, vi. Per la terza persona plurale le forme sono gli o loro, gli o loro. Non c'è differenza tra il maschile e il femminile. Come potete osservare, i pronomi diretti e i pronomi indiretti di prima persona e di seconda persona sono uguali. Mi, ti, e poi anche per il plurale ci, vi, vi. Attenzione a non fare confusione tra le forme di terza persona. Bene, questa tabella ci permette di fare un confronto tra le due categorie di pronomi. Adesso proviamo a fare insieme un esercizio. Pronome diretto o indiretto? Rispondete alle domande con i pronomi diretti o indiretti di terza persona. In questo esercizio dobbiamo usare solo i pronomi di terza persona, che sono i più difficili. Dobbiamo fare attenzione a scegliere le forme corrette. Quindi dobbiamo prima capire se abbiamo bisogno di un pronome diretto o di un pronome indiretto e poi dobbiamo guardare bene la parola a cui fa riferimento il pronome. Numero 1. Hai scritto al professore? No, gli scrivo più tardi, questo è l'esempio. 2.
A che ora prendete l'autobus? Prendiamo alle 8:15. Abbiamo bisogno di un pronome diretto o di un pronome indiretto? Prendiamo che cosa? L'autobus. Dobbiamo usare un pronome diretto per sostituire autobus. Lo prendiamo alle 8:15. 3. Conosci quella ragazza? Sì, conosco bene. Conosco bene quella ragazza. Chi? Quella ragazza. Dobbiamo usare un pronome diretto, femminile, singolare. La conosco bene. Sì, bene. Bene, vedo che gli studenti si stanno collegando. Mi scuso per il problema tecnico. Abbiamo ripreso da circa 8 minuti la lezione e stiamo continuando a parlare dei pronomi diretti e indiretti. Adesso da soli provate a leggere le domande e le risposte e a completare le risposte con i pronomi corretti. Vi lascio un po' di tempo per leggere. Numero 4, molto bene, le, sì. Stai scrivendo a Sara? Sì, le sto scrivendo un'email. Sto scrivendo a chi? A lei, a Sara. Telefoni tu a Marta? Sì. Telefono a chi? A Marta. Usiamo ancora le. Le, 5 le, molto bene. Sei, chiami tu Marta, attenzione. Chiamare è un verbo transitivo. Chiamo chi Marta. Devo usare il pronome diretto. Con il verbo chiamare devo usare il pronome diretto. La. Attenzione alla differenza. Le frasi sembrano simili, ma i verbi sono diversi. Le telefono. Telefono a Marta. La. Chiamo. Chiamo Marta. Non c'è la preposizione. Con il verbo chiamare non c'è la preposizione. Usiamo il pronome diretto. 7. Parli lo spagnolo?
Non parlo lo spagnolo, non parlo che cosa? Ma capisco lo spagnolo. Che cosa? Usiamo il pronome diretto. Lo spagnolo è maschile. Usiamo il pronome lo. Non lo parlo, ma lo capisco. Otto. A Giulia piace cucinare? No, non piace molto. Non piace a chi? A Giulia. Usiamo il pronome indiretto. Ancora una volta il pronome indiretto femminile, come in queste frasi. Le. Non le piace molto. Va bene. Andiamo avanti. Ci sono altre frasi. È importante fare molti esercizi perché non è facile. Spesso anche studenti molto bravi sbagliano questi pronomi. A Stefano piace la carne? No, non piace, è vegetariano. Stefano? Maschile singolare. Con il verbo piacere usiamo il pronome indiretto. Il pronome indiretto maschile singolare è gli, vero? Sì, molto bene. Maschile è gli. Prepari tu la pasta? Sì, preparo subito. Preparo che cosa? La pasta. Usiamo il pronome diretto. La pasta è un nome femminile. Il pronome diretto è. La pasta è femminile. La pasta. Telefoni tu a Gianni? Gianni è un nome maschile. Telefono subito. Telefono a chi? A Gianni. A lui. Dobbiamo usare il pronome indiretto maschile singolare. Gli. Va bene, adesso vi lascio un po' di tempo per concludere da soli l'esercizio. Pensate bene e se volete scrivete, usate la chat per scrivere.
Bene, riprendiamo. Allora, vediamo un po'. Dunque, 11 lì. Chi porta Marco e Anna alla stazione? Lì, è giusto, è corretto. Li portano i loro amici. Sì. Poi, 12. Guardate la TV tutte le sere? Dodici. La. 12 la. No, la guardiamo solo il sabato. 13. Cosa hai regalato ai tuoi genitori? Gli ho regalato un viaggio. Oppure, in uno stile più formale, ho regalato loro un viaggio. 14. Quando fai l'esame di italiano? Lo faccio lunedì. 15. Hai mandato l'email a Dario? Sì. Gli ho mandato l'email poco fa. 16. Vedi le tue amiche stasera? Sì. Le vedo per un aperitivo. Bene, vedo che state usando la chat, confrontate con le soluzioni. Allora, andiamo avanti. Spero che sia tutto chiaro. Spero che sia chiara la differenza tra i pronomi diretti e i pronomi indiretti. Adesso facciamo un altro esercizio su questo argomento ed è un esercizio, preso da un sito, questo sito italiano per stranieri della casa editrice Löscher. Ci sono due testi. Il primo testo viene da questo sito, è tratto da questo sito. Leggete i testi e scegliete il pronome corretto. Conoscete i personaggi di cui si parla in questi testi? Sono due testi che parlano di due personaggi italiani famosi. Nel primo testo, come potete vedere, ci sono dei pronomi. Voi dovete scegliere la forma corretta. Dovete scegliere fra tre opzioni. Vi lascio un po' di tempo per leggere il testo 1 e selezionare le forme corrette. Potete sempre usare la chat per scrivere.
Non dovete preoccuparvi se non conoscete tutte le parole. L'importante adesso è scegliere i pronomi corretti. Bene, leggo il testo. È una delle atlete paralimpiche italiane più note e influenti. Tutti la. Il pronome diretto femminile, singolare. Tutti la chiamano Bebe e la amano. La chiamano, e la amano. Chiamare, amare sono verbi transitivi. Con questi verbi usiamo il pronome diretto, chiamano chi? L'atleta, una delle atlete, è femminile. La chiamano, scusate. La chiamano e la amano. La chiamano Bebe e la amano per la sua storia. A 11 anni ha perso le gambe e le braccia per una grave meningite che ha lasciato anche cicatrici. Ha lasciato a chi? A lei. Dobbiamo usare il pronome indiretto. Le ha lasciato anche cicatrici sul corpo e sul viso. A 19 anni ha vinto l'oro nel fioretto alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro ed è stata la prima atleta con quattro protesi artificiali a vincere. Bebe ha iniziato a praticare la scherma a 5 anni. E le sue maestre hanno continuato a. Qui dobbiamo scegliere tra. Guardate, qui c'è l'infinito, il verbo all'infinito, e il pronome è unito al verbo. C'è il verbo continuare qui, hanno continuato a, che si comporta come un verbo modale. Hanno continuato a. Dobbiamo scegliere seguirlo, seguirla o seguirle. Seguirla molto bene. Hanno continuato a seguirla anche dopo la malattia. Oggi il suo impegno la porta molto bene a essere protagonista di una campagna in favore della vaccinazione contro la meningite. Ha posato insieme ad altri atleti paralimpici per la famosa fotografa Ann Geddes. Va bene. Allora, la chiamano, la amano, le ha lasciato cicatrici. Hanno continuato a seguirla. Il suo impegno la porta a essere protagonista. Una campagna, questa è una campagna pubblicitaria.
una campagna in questo particolare significato, una campagna pubblicitaria in favore della vaccinazione. Va bene, adesso vi chiedo se conoscete questa atleta italiana famosa in tutto il mondo. Questo è il nome e questo è il cognome. Come si chiama questa atleta? Avete solo alcune lettere del nome e l'iniziale del cognome. Provate a costruire, ricostruire il nome e il cognome. Questa è una sua fotografia. Lei si chiama Beatrice Vio. Il suo sport è la scherma. La scherma, il fioretto è una delle armi della scherma. Ah, bene, infatti Anna mi ha scritto. Anna ha scritto, sì, la conosco, il suo nome è Beatrice, sì, corretto, è corretto. Va bene. Allora, rileggo velocemente il testo completo. Voi cercate di seguire. È una delle atlete paralimpiche italiane più note e influenti. Tutti la chiamano Bebe. E la amano per la sua storia. A 11 anni ha perso le gambe e le braccia per una grave meningite che le ha lasciato anche cicatrici sul corpo e sul viso. A 19 anni ha vinto l'oro nel fioretto alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro ed è stata la prima atleta con quattro protesi artificiali a vincere. Bebe ha iniziato a praticare la scherma a 5 anni e le sue maestre hanno continuato a seguirla anche dopo la malattia. Oggi il suo impegno la porta a essere protagonista di una campagna in favore della vaccinazione contro la meningite. Ha posato insieme ad altri atleti paralimpici per la famosa fotografa Anne Geddes. Va bene. Adesso passiamo a un altro personaggio misterioso. L'esercizio è uguale. Dovete scegliere il pronome corretto. Vi lascio un po' di tempo per leggere il secondo testo.
Allora, leggo il testo così vediamo insieme quali sono i pronomi corretti. Nato a Latina il 21 febbraio 1980, è un cantautore e produttore discografico italiano. Nella sua carriera ventennale ha inciso tantissime canzoni e canta anche in spagnolo. Canta che cosa? Le canzoni. Le. Le canta anche in spagnolo, inglese, francese e portoghese. Ha venduto oltre 15 milioni di copie nel mondo, 15 milioni di dischi nel mondo. Conoscono soprattutto in Europa e in America Latina. Conoscono chi? Lui, il cantautore. Lo conoscono infatti molto bene. Spesso le riviste e i giornali dedicano copertine e interviste. Questo è il verbo dedicare, dedicare a. È un verbo che usiamo con la preposizione. Dedicano a chi? A lui. Usiamo gli. Gli dedicano. Copertine e interviste. Ha iniziato fin da piccolo a scrivere i primi brani, ma ha raggiunto il successo solo nel 2001, quando l'album Rosso Relativo reso famoso al grande pubblico. Questo è il verbo rendere. L'aggettivo famoso completa il significato del verbo rendere. Rendere famoso. L'album ha reso famoso chi? Lui. Usiamo il pronome diretto, in questo caso non gli, ma lo. L'album ha reso famoso il cantante. Lo. Quindi attenzione con questo verbo. Seguito da un aggettivo, usiamo il pronome diretto. Nella sua lunga carriera hanno assegnato prestigiosi premi. Hanno assegnato prestigiosi premi a chi? A lui. A chi? Gli. Gli hanno assegnato prestigiosi premi e riconoscimenti a livello quindi prestigiosi premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Il suo ultimo album si intitola Accetto Miracoli ed è uscito l'anno scorso, è uscito nel 2019. Avete capito come si chiama questo cantante italiano famoso anche all'estero? Sapete chi è? Un
Qui ci sono alcuni indizi. Avete il nome e il cognome. Il nome inizia con le lettere T-I-Z. Il cognome inizia con la lettera F. Brava Anna, sì. Tiziano Ferro. Molto bene, Anna, ha indovinato. Va bene, prima di andare avanti vorrei rileggere tutto il testo. Nato a Latina il 21 febbraio 1980, è un cantautore e produttore discografico italiano. Nella sua carriera ventennale ha inciso tantissime canzoni e le canta anche in spagnolo, inglese, francese e portoghese. Carriera ventennale. Ventennale significa di 20 anni. Una carriera che dura da 20 anni. Ha venduto oltre 15 milioni di copie nel mondo. Lo conoscono soprattutto in Europa e in America Latina. Spesso le riviste e i giornali gli dedicano copertine e interviste. Ha iniziato fin da piccolo a scrivere i primi brani, ma ha raggiunto il successo solo nel 2001, quando l'album Rosso Relativo lo ha reso famoso al grande pubblico. Nella sua lunga carriera gli hanno assegnato prestigiosi premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Il suo ultimo album si intitola Accetto Miracoli ed è uscito l'anno scorso. Va bene, spero che il testo non sia troppo difficile. Spero che questi testi non siano troppo difficili per voi. Questo Rosso Relativo è il titolo dell'album, il primo album, e anche questo è il titolo dell'album, l'ultimo disco, Accetto Miracoli. Va bene. Nell'ultima parte della lezione di oggi parliamo invece delle espressioni di tempo, cambiamo argomento. Noi abbiamo imparato a usare il passato prossimo. Quando raccontiamo un fatto accaduto nel passato, usiamo espressioni di tempo come queste. Leggo gli esempi. Il primo esempio è nel testo che abbiamo appena letto. L'ultimo album di Tiziano Ferro si intitola Accetto Miracoli ed è uscito l'anno scorso. L'anno scorso. Scusate, rispondo un attimo a una domanda. Allora,
Ho risposto in chat. Adesso continuiamo questo discorso sulle espressioni di tempo. L'anno scorso, quindi adesso siamo nel 2020, l'anno scorso, l'anno passato, il 2019. 2 settimane fa abbiamo fatto lezione nell'aula 101. 2 settimane fa, anche questa è un'espressione di tempo. Stamattina ho bevuto il caffè. Vedete, che i verbi sono al passato. È uscito, abbiamo fatto, ho bevuto. Attenzione alla parola fa, che si mette alla fine, dopo l'espressione di tempo, dopo l'indicazione del tempo. 2 settimane fa, un anno fa, 3 mesi fa. Adesso passiamo all'esercizio, l'ultimo esercizio della lezione di oggi. Mettete in ordine le seguenti espressioni di tempo dalla più lontana alla più vicina. Ieri sera, l'altro ieri, 2 settimane fa, 3 giorni fa, ieri mattina. La settimana scorsa, 4 mesi fa, un'ora fa, ieri sera c'è 2 volte, allora eliminiamo questo. Il mese scorso, 3 anni fa, ieri pomeriggio. Mettete in ordine dalla più lontana, dall'espressione più lontana. Sì, la prima è 3 anni fa. Anni fa, sì. Poi, che cosa viene dopo? Mesi fa? Sì, 4 mesi fa. Bene. Sì, 4 mesi fa. Poi al terzo posto. Al terzo posto. Il mese scorso. Il mese scorso prima di 2 settimane fa. Sì. Poi 4, 2 settimane fa, sì. Poi 5, 5, la settimana scorsa. Bene, la settimana scorsa, sì. 6. Giorni fa. Giorni fa, poi. Sì, bene, 3 giorni fa.
l'altro ieri. Allora, oggi è venerdì. Ieri, giovedì. L'altro ieri, mercoledì. L'altro ieri. Dopo l'altro ieri c'è ieri mattina. Ieri mattina. Dopo ieri pomeriggio. Prima ieri mattina e poi ieri pomeriggio. Ieri sera. E poi stamattina, infine un'ora fa. Questo è l'ordine delle espressioni di tempo, dal tempo più lontano a quello più vicino. Va bene, allora ricordate, la posizione di fa e ricordate in particolare il significato di questo aggettivo scorso, il mese scorso, l'anno scorso, la settimana scorsa. Ricordate il significato di ieri e anche il significato dell'espressione l'altro ieri. Possiamo usare ieri da solo oppure possiamo indicare il momento della giornata e quindi dire ieri mattina, ieri pomeriggio, ieri sera. Stamattina significa questa mattina. Va bene, per finire voglio parlarvi di un compito di scrittura che potete fare se volete. Scrivi una breve autobiografia. Parla in particolare dei tuoi studi e delle tue esperienze di lavoro. Cerca di scrivere circa 100 parole. Una studentessa mi ha mandato una breve autobiografia e io ho pensato che tutti gli studenti possono fare questo esercizio di scrittura. Puoi inviare il tuo compito a maria.giordano@uniupo.it. Va bene. Io vi ringrazio per aver seguito la lezione di oggi. Chiedo di nuovo scusa per l'inconveniente tecnico, però vedo che anche se un po' in ritardo, vi siete collegati di nuovo e siete riusciti a seguire anche la seconda parte della lezione. Noi ci vediamo la prossima settimana, come al solito mercoledì alle ore 18. Auguro a tutti voi una buona serata e un buon fine settimana. A mercoledì. Ciao!